Le minoranze tagliate della Calabria, gli airbrush del giornalista e scrittore collaboratore di Gazzetta del Sud Nicola Bavasso, pubblicato per i tipi della Fondazione Universitaria Francesco Solano nella collana Albanistica, presentato presso la Casa della Musica di Lungro. Una sorta di viaggio per descrivere la crisi che rischia di cancellare definitivamente le lingue, le culture minoritarie del Meridione. Purtroppo oggi, a distanza di oltre 20 anni dalla 482, la legge di tutela delle minoranze linguistiche, gli airbrush non hanno voce in capitolo, non hanno diritto all'insegnamento della lingua nelle scuole, non hanno accesso al servizio pubblico radiotelevisivo e anche privato, non hanno una rete turistica che li tuteli e non hanno strumenti didattici per valorizzare e tutelare la propria lingua. Oggi purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione incresciosa, perché ci rendiamo conto che gli organi dello Stato, per quanto riguarda le minoranze linguistiche calabresi, mostrano una certa discriminazione, perché di fatto vanno contro quello che è l'articolo 6 della Costituzione italiana. La stessa legge 482-99 non è applicata e la legge regionale, la 15 della Regione Calabria, ha della dotazione finanziaria molto ridotta, che non permette di applicare la normativa di tutela per le minoranze linguistiche calabresi. Nel libro Bavasso analizza anche le possibili strategie di uscita dall'impasse attuale, a partire dalle minoranze linguistiche airbrush, grecanica e occitana di Calabria. Come quella di creare degli istituti pedagogici per produrre degli strumenti didattici. Poi ci sono delle proposte per migliorare la legge regionale e per applicare le normative che dovrebbero tutelare la lingua nei mass media, quindi nella RAI e nei mass media privati. Ancora una volta l'Istituto Omnicomprensivo di Lungro si apre al territorio e fa di quest'ultimo uno degli elementi principali di ricerca e di studio. È importante proteggere e promuovere lo straordinario patrimonio linguistico culturale degli airbrush. Questo incontro di oggi è il termine, la parte finale del percorso che abbiamo già iniziato col discorso del progetto in rete sulle povertà educative. Quindi praticamente lì abbiamo scoperto il territorio, qui invece vogliamo mettere in evidenza l'importanza della lingua e della cultura airbrush nella nostra comunità, per discutere del problema della scomparsa della lingua airbrush nelle nostre comunità. 20 anni di battaglie, di progetti e di iniziative istituzionali in ambito nazionale e regionale non sono stati sufficienti a salvaguardare e rilanciare la minoranza linguistica airbrush. No, dobbiamo chiedere innanzitutto il rispetto di queste leggi, poi per alcune, come quella regionale, chiedere la modifica, perché in 20 anni non sono riuscite a cambiare le cose. Quindi quando una legge non riesce a cambiare le cose vuol dire che non funziona. A questo punto si tratta di evitare che si perpetuino queste discriminazioni tra minoranze che ci sono, perché abbiamo minoranze, abbiamo figli e figliastri. Abbiamo i figli che sono le minoranze ipertutelate dei confini e i figliastri che sono le minoranze interne come la nostra. Quindi bisogna che finalmente si azzeri la situazione, si diano pari condizioni, pari diritti anche alle nostre comunità minoritarie e soprattutto ci vuole una presa di coscienza collettiva che per difendere questi diritti, che non sono diritti speciali, si tratta solamente di applicare l'articolo 6 della Costituzione, che prevede la tutela di tutte le minoranze linguistiche. Per tutelare questi diritti è bene che queste comunità abbiano anche il diritto di essere rappresentate politicamente, perché senza una rappresentanza politica questi diritti finiranno per restare sulla carta come lo sono rimasti in questi 20 anni. Le leggi vanno assolutamente applicate. Poi per quanto riguarda noi airbrush, c'è da ricordare che la Costituzione italiana, l'articolo 6, ne decreta la tutela e pare che questo articolo 6 sia stato addirittura ispirato da un airbrush, Costantino Mortati di Civita. E allora
non è che noi abbiamo il diritto di essere tutelati, punto e basta, siamo cittadini italiani e in quanto tali dobbiamo ricevere ciò che è giusto che ogni cittadino italiano abbia per poter esprimere il potenziale, la ricchezza di cui è portatore. L'Arbrescia non è una minoranza, è un qualcosa che arricchisce il patrimonio culturale italiano, ecclesiale, del territorio, perché oltretutto noi rappresentiamo una particolarità di identità mantenuta con una magnifica integrazione realizzata in ogni ambito e contesto del territorio. L'unica legge che ha tutelato gli Arbresci finora in maniera efficace si registra realizzata dalla Santa Sede con l'istituzione della diocesi di Lungro nel 1919, che ha fondato, ha istituito e messo insieme i paesi Arbresci favorendo l'uso della lingua. Da parte dello Stato italiano ci sono stati tanti interventi, ma nessuno è stato talmente efficace come l'istituzione della diocesi di Lungro, che ha messo insieme queste realtà, perché insieme si può fare del bene e si può fare bene ciò che è necessario. All'importante evento con gli studenti presenti tra gli altri il sindaco di Lungro Giuseppe Santoianni e Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Donato Oliverio, vescovo dell'eparchia di Lungro.